Non ho mai detto di non volere lo sgombero, anzi era la prima cosa che volevo dopo che mi avevano occupato lo stabile. Lo ha chiarito oggi Costantino Paoletti, proprietario del nuovo Cinema Palazzo, sgomberato all'alba di 2 giorni fa nel cuore di San Lorenzo. Paoletti smentisce le parole attribuitegli da alcuni articoli che avrebbero fatto intendere che la proprietà non era d'accordo con l'azione della Prefettura di Roma. Dopo 10 anni, certo che volevo lo sgombero, ha sottolineato Paoletti, ma avrei preferito uno scambio di immobili come pensavo sarebbe accaduto in una trattativa con la Regione. Non riesco a capire perché non se n'è più fatto nulla. Migliaia di persone si sono accalcate già dalle 9.30 del mattino davanti l'ingresso di Maximo, il nuovo centro commerciale di Via Laurentina, che proprio oggi, nel giorno del Black Friday, ha aperto i battenti. Lunghe code si sono formate da Primark, lo store irlandese che propone materiali riciclati e organici. All'interno il servizio di sicurezza ha garantito il rispetto delle distanze. Critiche sono però arrivate dai sindacati. Uno schiaffo in faccia alla salute pubblica, prerogativa della sindaca Raggi, ha commentato Francesco Iacovone della Cobas nazionale. Sui tamponi rapidi antigenici stiamo cercando di trovare una collaborazione con i farmacisti affinché i medici possano lavorare fuori dalle farmacie insieme a loro. Lo ha detto il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Pierluigi Bartoletti, spiegando che l'obiettivo è evitare che si crei un conflitto normativo, perché l'atto certificativo di un tampone può farlo solo il medico. Intanto, nel Lazio il valore RT, che indica il livello di trasmissione del virus, è allo 0,8. Per l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato bisogna comunque mantenere alta l'attenzione e serve prudenza anche sul tema della riapertura delle scuole. Il Campidoglio sta lavorando alla proroga gratuita per il 2021 dei permessi ZTL dei residenti e commercianti del centro storico, che per gran parte dell'anno, vista l'apertura dei varchi disposta dalle ordinanze della sindaca Virginia Raggi, non hanno usufruito del servizio per cui avevano pagato. La novità è stata annunciata stamani nella Commissione Mobilità. L'amministrazione sta preparando una delibera che al momento è al vaglio degli uffici. Il problema, già emerso con la determinazione dei canoni del car sharing, è la quantificazione da parte della Ragioneria Generale delle minori entrate che deriverebbero dai mancati rinnovi dei permessi. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.